di avere un fratello. In piazza di Bova Marina si parla di sud, si parla di riscatto, ma anche di rilancio, si parla di cultura, anche attraverso la figura del professore Crupi, padre del sindaco di Bova Marina. Siamo con il sindaco di Palizzi, Walter Scerbo. Walter Scerbo, grazie, avevo dimenticato io, colpa mia, il suo nome e cognome, ma poesia, lo faccio dire a lei volentieri. Come sta il sud di questa parte di Calabria e che cosa possiamo pensare di poter costruire insieme amministrazione, media e soggetti imprenditoriali che hanno voglia di rilanciare questa parte del paese? Guardi, il sud sta male, ma sta male principalmente per colpa nostra, perché dobbiamo smetterla di piangerci addosso, dobbiamo smetterla di dire tutto va male, dobbiamo rimboccarci le mani come abbiamo fatto, come ho fatto io, come ho fatto Vincenzo Crupi, come hanno fatto questa generazione di giovani sindaci che ci siamo impegnati solo perché riteniamo che sia un dovere civile verso la nostra popolazione, dando il nostro contributo e cercando di dare un taglio con questa situazione antica che vedeva la Calabria, i nostri paesi relegati sempre in una situazione di terzietà, di terzo mondo, ma facendo sì che invece le cose buone possano emergere in maniera forte, dandogli il contributo necessario perché i piccoli imprenditori possano avere il loro rilancio attraverso una visibilità esterna dei loro prodotti, del loro mercato di riferimento, ma che dove noi possiamo attrarre nuova occupazione creando nuovi posti di lavoro. Quando è stato eletto? Un anno fa. Dica due cose di cui è orgoglioso. Due. Sono orgoglioso di aver ripristinato condizioni di civiltà nel mio paese e di aver dato la massima trasparenza alle attività amministrative. Sono orgogliosissimo. E sono orgoglioso di un fatto, di aver dato l'acqua ai miei cittadini. L'acqua ai miei cittadini. Beh, questo è, non è poco. Lì c'era gente che da 20 anni faceva la doccia con la bottiglia. È vero. Da maggio in poi i miei concittadini fanno la doccia regolarmente, anzi quelle volte devono ridurre perché la pressione li fa spaccare i flessibili. Sembra una battuta, non ho trovato acqua, non ho fatto pozzi, esatto, nuovi, ho semplicemente razionalizzato quella che è una cosa naturale, che è l'acqua, che va per caduta, allora bisogna regolarizzarla attraverso dei sistemi di pressione, certo, semplicemente questo. Un'azione concreta, semplice ma efficace. E poi ho ridato al patrimonio pubblico spazi occupati da privati in maniera abusiva. Uno dei valori di questo territorio, come di altri territori del sud, ma di questo in particolare, è l'agroalimentare e il paesaggio e quindi la meraviglia del turismo. Ma a partire dal primo, che cosa possiamo ancora fare? E dico che qualcosa è stato fatto perché noi che stiamo a Milano abbiamo visto arrivare in grandi momenti di visibilità e di scambio produttori del territorio, quindi non è che non c'è nulla, c'è abbastanza, ma qualcosa si può valorizzato, va appunto sostenuto con l'intervento della mano pubblica. Io ad esempio, Palizzi è famosa per il pino rosso di Palizzi. Esattamente. Allora cosa ho fatto io? Di una parte della stampa nazionale. Il vino si produce a Palizzi Superiore, perché rispetto all'entità, che è un posto, come dire, soggetto allo spopolamento. Cosa deve fare un sindaco affinché la gente lì rimanga, anzi venga attratta da quei luoghi? Deve creare le condizioni perché quel prodotto locale diventi sostanza delle loro famiglie, diventi sostentamento. Allora che bisogna fare? Io mi sono attrezzato. Diventi un lavoro, insomma, no, diventi un lavoro. Le condizioni per migliorare la qualità vitivinicola. Io ho fatto, realizzando un laboratorio per il miglioramento della qualità vitivinicola in convenzione con la facoltà di agraria di Reggio Calabria, perché le esperienze professionali e le capacità scientifiche possono contribuire a migliorare la qualità. Beh, questo è stato fatto anche in altre regioni dove del vino che ad esempio era utilizzato solo per tagliare, quindi per contribuire alla produzione vitivinicola di altre regioni, è diventato invece autoctono, cioè è diventato, l'esempio del Negramaro è classico. E noi che abbiamo questi GT, che come lei sa, certezza, il GT è il gradino più piccolo, certo, però dobbiamo far sì che aumentando le produzioni, quindi le superfici vitate, possiamo pensare di arrivare al GT, no, alla DOC, certo, perché solo così, se non hai almeno 20 ettari. Ora, così facendo, noi che abbiamo delle potenzialità, ma anche delle necessità forti, per esempio Palizzi è il cuore della deposizione della tartaruga caretta. Sì. Ora noi, 6, 7, 8 e 9, facciamo il Palizzi International Film Festival, il cui simbolo è la tartaruga caretta. E noi daremo il primo caretta. Quando questo? 6, 7, 8 e 9, e il 9 sarà il Gran Galà. Ma lei pensi che Affari Italiani ha una sezione dedicata ai festival del cinema?
per cui è già invitato. No, ma non solo questo, facciamo una partnership per cui noi vi daremo visibilità in cambio esclusivamente di un piccola visibilità per noi. Ah, sicuramente. Senza nessun costo aggiuntivo. Noi vogliamo dare tutto quello che possiamo offrire perché noi vogliamo vendere il territorio. Bene, allora, vendere intendiamo in termini gratuiti. Lo vendiamo insieme, la stampa italiana, c'è Affari Italiani è presente, buon lavoro al sindaco e davvero ci vediamo a Palizzi. Grazie. No.